Ladies and gentlemen, holy young people, this is Shota per le case bene mie, iscrivetevi al canale, per il profit. Se non vi piace quello di voi, dovete al canale. In un momento dove la democrazia è come il mio piacere, quando la Lazio perde vi lascio fare come vi pare. A belli de casa. Allora dobbiamo fare un po' di puntualizzazione. Un po' passano i birre qua. Ti devi levare, fai rumore, so far video. Ah no, era proprio un altro, vabbè. Allora ragazzi, devo chiedere scusa a tutti quei giocatori che ho chiamato scarsi, perché giustamente sentivo Ledesma oggi, Cristian Ledesma, un centrocampista che oggi ci farebbe no comodo, ma di più dire chi siete voi per chiamare scarso un giocatore, quanti minuti avete fatto in Serie A, e ha completamente ragione, dato che io sono uno scarzone proprio a livello proprio non dilettantistico di più, non c'ho nessun diritto di chiamare scarsi i giocatori che adesso, la maggior parte di giocatori che adesso popolano la nostra rosa. E di conseguenza, dato che non posso parlare a prescindere, quindi io sono contento per voi che capite più di calcio, capite di calcio più di me, e di conseguenza potete dire la differenza tra il valore della Viola, dei giocatori della Viola e dei giocatori della Lazio. Io con tutto il mio non sapere nulla posso dire che alcuni giocatori della Lazio che stanno giocando in questo momento non mi piacciono, e non mi piacciono è un complimento. Poi spero che, dato che non ci capisco nulla di calcio, questi giocatori faranno vedere delle cose per farci come si dice, luccicare gli occhi. E non mi sentirò assolutamente offeso, in quanto io di calcio non ci capisco niente, e di conseguenza sarò contento per la mia Lazio. Altra precisazione: siete contenti dell'impegno dei giocatori? Siete gli stessi che battete le mani ai piloti quando atterrano con l'aereo? Beh, sapete ragazzi, quello è il loro lavoro. Non è ogni volta che io faccio i cappuccini Martini che odio fare, e il cliente dopo che lo fa, e li faccio anche bene, viene là e mi batte le mani, bravo, e va, dato che l'hai ordinato, l'hai pagato, è giusto che io te lo faccio, perché quello è il mio lavoro. Sembra la base di tutto. Poi giustamente uno mi dice: ma non possiamo, Carinella, Modina Carinella, non possiamo avercela con i giocatori o con il mister. E avete ragione. Ieri su Instagram ho fatto un altro esempio molto crudo: se tu sei eterosessuale, se non sapete cosa vuol dire eterosessuale, andatelo a cercare, ti piace fare l'attore porno, ma madre natura è stata estremamente, come dire, malevola nei tuoi confronti, nelle dimensioni, ma tu giustamente, perché ci credi, continui a fare i video e provare a prendere un'occasione importante. Se poi un giorno un regista ti prende da una parte e ti fa: sì, tu puoi fare l'attore porno, sì, tu lo puoi fare, e quando arrivi sul set ti accorgi che la parte attiva non la puoi fare, ma puoi fare la parte solo passiva, anche se a te non ti piace fare la parte passiva, o invece di fare un film in Italia, in Europa, ti portano a farlo in Oriente, dove le misure sono quelle,
fatti due domande, ma la colpa da chi guarda il prodotto al di fuori non è dell'attore, ma di chi ce l'ha messo. Poi ritorniamo, se vi aspettavate nella categoria hard rock e invece trovate altre cose, lo trovate in altre cose, fatevi una domanda. Tutto questo per dire cosa? Tutto questo per dire cosa? Che dato io non ci capisco niente di calcio e di conseguenza non capisco nemmeno degli equilibri e delle qualità dei vari giocatori, ma guardo solamente quello che devo così in maniera mera, aspetto una vittoria roboante della Lazio, in quanto noi comunque rosa di qualità contro una squadra che sulla carta, poracci, non si possono manco allenare a casa loro, stanno ad Amburgo, quindi vivendo una situazione anche geopolitica molto importante da tanto tempo, poverini, e di conseguenza mi aspetto una vittoria facile domani. Se così non dovesse essere, mi inizierei a fare delle domande che già sto facendo, però non posso farle perché se te le fai non sei della Lazio. Quindi domani mi aspetto una vittoria facile in quel di Amburgo contro una squadra, la Dinamo di Kiev, che come vi ho detto appena adesso non mi aspetto niente di che. Parole del mister per quanto riguarda il turnover, lui dice che il turnover non lo fa. E grazie mister, lei non l'ha mai fatto nella sua carriera, cioè non ha mai avuto bisogno di fare il turnover, quindi lei non sa cos'è il turnover, perché si è sempre giocato con squadre che uscivano dalla Coppa Italia i primi di giugno e poi giocava una volta a settimana. Lei mister non ci aveva bisogno del turnover, ci aveva bisogno di tutti, più forti sempre solo quelli, quindi che lei ci spiega cos'è il turnover o come si fa mi preoccupa tantissimo, però va bene. Per quei pochi imbelli che si pensano che io mi sveglio alle 6 di mattina, no, anzi alle 5:20 di mattina per aprire un ristorante dove eravamo in 15 tra di noi, dove nessuno mi paga, dove nessuno, quando è così, che faccio pagare per un caffè, e pensate che spero pure che la Lazio perde, beh, siete degli italioti. E vi meritate, e ripeto, vi meritate influencer mustelidi che hanno fatto la loro carriera nel non far nulla, nel non lavorare e a trovare sempre giustificazioni, a trovare sempre il colpevole. Di conseguenza vi consiglio di continuare a stare dal mustelide numero uno, che vi parla di due rigori grossi come una casa che mancano alla Lazio. Poi, se poi un'altra volta la matematica non è un'opinione, e sono convinto di questo, e le regole sono quelle, se una regola dice che se la palla tocca prima di testa e poi tocca il braccio non è mai rigore, e se i pestoni ci sono, quindi non sono magari i due rigori che ci mancano, ma forse mezzo. Continuate a trovare scuse, continuate a trovare colpevoli, che questa cosa vi aiuterà molto nella vita, nella crescita. Troverete i colpevoli delle vostre sconfitte. Ricordate che noi volevamo l'artistriscia, no?